Un esposto alla Procura della Repubblica e un'interpellanza regionale destinata all'assessore Verì e al presidente Marco Marsiglio per fare chiarezza sul caos legato all'elisuperficie dell'ospedale di Pescara, ferma dal 2017 perché la piattaforma di atterraggio non sarebbe in grado di sopportare il tonnellaggio dei nuovi elicotteri messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria del servizio. Ad annunciarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale, nonché esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. 7 anni di burocrazia, dice Pettinari, tengono in ostaggio un servizio fondamentale per il cittadino. Sì, stiamo parlando, a mio avviso, uno dei più grandi sprechi e delle inefficienze del servizio sanitario della provincia di Pescara. L'elisoccorso è importantissimo per salvare una vita umana. Purtroppo, tempo fa ci hanno detto che questa elisuperficie non poteva più sopportare il peso dei nuovi elicotteri che sono stati acquistati. Quindi si trasferisce tutto in aeroporto, il politraumatizzato viene portato in aeroporto, scende dall'elisoccorso, va in ambulanza. L'ambulanza è una navetta privata che paghiamo, parte dall'aeroporto, nel traffico cittadino entra in pronto soccorso. Potete immaginare il tempo che si perde, il tempo dipendente importante tra la vita e la morte di un paziente. Ma dopo un po' che cosa scopriamo? Che non è vero questo, non sembrerebbe vero che quella piattaforma potrebbe sopportare il peso e quindi appaltano e fanno dei lavori per circa 300, oltre 300.000 euro per la ristrutturazione solo della pavimentazione e della segnaletica. Nonostante questi lavori sono finiti da diversi mesi, ad oggi abbiamo ancora l'elisuperficie non funzionante, bloccata, abbiamo ancora l'elisoccorso che atterra in aeroporto si arriva qui. Abbiamo trovato un carteggio infinito di carte, di progetti fatti, pagati e poi non realizzati, una serie infinita di situazioni. Mi sono sentito in dovere, soprattutto a tutela della salute dei cittadini e per riattivare questa opera strategica per salvare la vita dei cittadini, presentare un esposto alla magistratura per verificare se ci sono atti degni di attenzione giudiziaria e un'interpellanza in Consiglio regionale per interrogare la regione e chiedere un sindacato ispettivo sulla sanità cittadina, sull'ALSA, a vedere che è successo. Dunque, Pettinari, mi sembra di capire, l'elicottero adesso può atterrare su questa superficie? Hanno fatto i lavori per la pavimentazione, la segnaletica, i lavori sono finiti, li abbiamo appena fotografati questa mattina. Non si capisce perché continuano ancora a tenere questa piattaforma non funzionante. Non funzionante e scaricare tutto in aeroporto. In aeroporto continuare a pagare questa navetta privata perché ci costa la navetta privata che parte da lì e arriva in pronto soccorso.